Maturità. Quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla. Venditti, che poi ancora sto cercando di capirla sta cosa, un po' come la maturità, nel senso quando ci rendiamo conto di essere davvero maturi, perché la consuetudine vorrebbe che arrivasse proprio sotto quel periodo. Ah, è per quello che si chiama maturità. Eh già, il periodo dove chiudi il cerchio di 5 lunghi anni passati tra i banchi con persone, con la consapevolezza che forse alla fine quell'esame tanto temuto è solo il primo esame più importante della nostra vita. Ogni anno a scuola.net aiutiamo 500.000 di maturandi a prepararsi per questo passaggio e puntualmente ci rendiamo conto che una parte non trascurabile di loro crede di poter trovare online le tracce di maturità prima dell'inizio delle prove. Ragazzi, quelle che girano in rete sono solo previsioni quando si ipotizzano gli argomenti o gli autori, oppure autentiche bufale quando si pubblica un documento che sembra proprio essere una traccia d'esame. Per questo da 16 anni a questa parte, ogni anno uniamo le forze con la Polizia di Stato per aiutare gli studenti ad essere consapevoli delle fake news che ruotano attorno alla maturità. Sì, perché anche se non lo sapete, la Polizia Postale e delle Comunicazioni vigila sullo svolgimento dell'esame più importante della vostra vita. Ma la domanda è: come? Per scoprirlo sono venuto al servizio Polizia Postale delle Comunicazioni per venire a trovare dei vecchi amici. Al mio arrivo, dopo essermi identificato e aver preso un badge, sono stato accolto dall'ispettore Giovanni Camarda, che dopo due chiacchiere e una rapida ricognizione della location pazzesca, veramente fighissima, mi ha portato dove avviene la magia, nella sala operativa del commissariato PS Online, ovvero dove arrivano tutte le segnalazioni che possiamo fare attraverso commissariatodps.it. E già che c'ero, ho rotto le scatole alla responsabile del commissariato DPS Online, Luisa Massaro. Allora, prima fake news, ma è vero che la polizia controlla gli smartphone durante l'esame di Stato? Un controllo formale non viene effettuato. In realtà però gli studenti sanno benissimo che non possono introdurre all'interno della struttura smartphone e smartwatch, anche perché rischierebbero di essere espulsi dall'esame. Dovresti ripetere l'anno. Non vi conviene. A proposito di smartphone, ma se uno studente nasconde magari lo smartphone in un posto intimo, può essere perquisito? Non sono previsti controlli approfonditi sulla persona. Comunque il regolamento prevede di non introdurli. È vero che si possono trovare in anticipo le tracce di maturità online? È impossibile che vengano pubblicate online le tracce d'esame prima dell'effettiva apertura ufficiale delle buste. Può accadere che vengano fatte delle tracce sugli argomenti papabili che magari trovano riscontro, conferma in quelle che poi vengono effettivamente estratte, ma magari soltanto perché sono estremamente prevedibili per il particolare momento storico. Una delle domande principali: cosa fate qui dentro? Questo è il commissariato DPS Online, è un vero e proprio commissariato, ma è online. Gli utenti, attraverso il sito commissariatodps.it, possono informarsi leggendo gli alert, inviare delle richieste di informazioni su argomenti specifici o in alternativa segnalare fatti, eventi, reati relativi al mondo del cybercrime. Successivamente ho incontrato il direttore della prima divisione, Barbara Strappato, a cui ho fatto qualche domanda sulla sicurezza dell'esame di Stato. Allora, cosa fa la Polizia Postale per garantire il regolare svolgimento dell'esame di Stato? Nell'ambito della quotidiana attività di monitoraggio, in questo periodo, quello che precede gli esami di maturità, cerca in rete quelle informazioni false che possono in qualche modo togliere serenità e anche tranquillità agli studenti. Molti temono che con l'avvento di ChatGPT le cose potrebbero un pochino cambiare. Cosa ne pensi? Penso questo, che forse è un po' presto per avere questo tipo di preoccupazione, però certo è il tempo di riflettere sull'intelligenza artificiale. Devo dire però che non è la prima volta, no, che l'umanità si trova ad affrontare rivoluzioni così importanti. Non hai paura che lo utilizzino per cercare di superare l'esame? Sì, questa possibilità c'è, sicuramente c'è. Però l'intelligenza delle persone che anche in altre occasioni, no, ha saputo gestire queste evoluzioni anche improvvise e veloci deve stare attenta a come utilizzare queste potenzialità della tecnologia. Non le possiamo fermare, quindi se non le possiamo fermare dobbiamo gestirle bene. Secondo te, al di là di un esame, quando ci si rende conto di essere diventati maturi? Non è che viene dettagliata in un esame che uno fa.
È una maturità che si compone di tante cose, una maturità di pensiero, una maturità fisica, una maturità anche di sicurezze che uno acquista nel corso del tempo. Quindi io penso che nei diversi stati della crescita della persona ci sono tante maturità diverse, ma sicuramente l'esame di maturità è un primo traguardo importante, perché dopo quel momento la vita degli studenti cambia inevitabilmente. Rivedere gli amici della Polizia di Stato mi ha fatto un sacco piacere. Grazie a loro oggi ho avuto l'opportunità di incontrare moltissime persone che dedicano la loro vita al servizio delle persone. Ogni giorno qui si combatte per sventare truffe, scam, traffici di materiali pedopornografici, atti di cyberbullismo e revenge porn. E tu mi dirai, di fronte a questi problemi più grandi, a chi interessa se qualcuno riceve un aiutino dalla rete, dall'esame di maturità, o se perde tempo a cercare online tracce che non esistono? Infatti non interessa davvero a nessuno del tuo esame di maturità, conta solo per te, perché è il primo grande traguardo autoriale della tua vita. Pensaci un attimo, sei la stessa persona di 5 anni fa, frequenti le stesse persone, hai le stesse amicizie, passioni e ambizioni, perché la maturità rappresenta la chiusura di un cerchio che comprende non solo i 5 anni di scuola superiore, ma anche un percorso che ci ha visto crescere, maturare, sbagliare, cadere e rialzarci, e forse è anche per questo che a distanza di anni, nonostante tutte le difficoltà, le notti insonni, le alzatacce, lo studio matto e disperatissimo, ricorderemo questo periodo come uno dei più importanti della nostra vita. Ed è proprio ripensando a tutto questo che, guardandoci allo specchio, penseremo che quei 4 ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla siamo noi. Quando si splasci si muore.